Mentre gli ultimi trattori sono arrivati qui ai capannoni di Viale Piceno, che avranno il compito e il dovere di trainare i carri allegorici nelle date del 5, 12 e 19 febbraio, oggi si conclude il nostro viaggio alla scoperta dei carri allegorici e l'opera che andremo a vedere stasera è quella realizzata da Matteo Angherà dal titolo The Dark Side of the Moon. Allora, quest'anno il tema del carnevale è spazio all'arte, quindi in questo caso spazio all'arte musicale. Ho dedicato il mio carro ai 50 anni di Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd, quindi sul carro troveremo pezzi che si rifanno a ogni singola canzone, dagli orologi a pupi che rappresentano il potere, la guerra. Tutto ciò che parla il disco viene rappresentato nel carro. Come è strutturato il suo carro allegorico? Allora, il carro, quest'anno ho studiato un carro che è asimmetrico. Infatti nella parte destra del carro troviamo gli orologi, tutta sulla parte sinistra invece c'è la grande piramide che contraddistingue la copertina, la famosa copertina del disco, con sotto le parti oscure della mente umana, e sopra tutto quanto ci sarà una luna volona che andrà a oscurare la luce del sole. Vi aspetto tutti la domenica 5, domenica 12 e domenica 19 per le sfilate del carnevale, per vedere il carro in tutta la sua interezza, con movimenti, musiche, ballerine, per lo spettacolo vero e proprio del carnevale, quindi vi aspetto tutti quanti.